Qua abbiamo un cancello che ci porta all'interno del palazzo reale. Wow. Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendall e benvenuti in un nuovissimo video di Minecraft nella 1.4.7. Quest'oggi infatti mi vedrete nelle sembianze di Steve per un video molto particolare. Andremo a esplorare delle vanille abbandonate da più di 10 anni. E sapete benissimo tutti quanti che a me questi mondi mi fanno impazzire perché sono pieni di ricordi e soprattutto mantengono uno stile di gioco che adesso non c'è più. Infatti vediamo, in questa cesta troviamo del ghiaccio, del pesce, degli occhi di ragno e una canna da pesca. Oggetti abbastanza random da mettere insieme, ma va bene, prendiamo un pochettino di pesce e una canna da pesca e iniziamo ad esplorare quest'isola che già ho visto un pollo e la cosa non mi piace molto sinceramente. Che cos'è sto posto? Perché sta vanilla è così? Pozioni, c'erano già le pozioni in questa versione? È tutto quanto condito con il ghiaccio, ogni cesta evidentemente, e sembrerebbe tipo una specie di resort fatto per qualcuno. No vabbè, hanno fatto pure uno yacht, un motoscafo, ma forse dovrei dire un motoschifo. Vabbè, c'è pure il piano di sotto. Devo dire che per essere una vanilla di più di 10 anni fa è fatta abbastanza bene. Mi aspettavo di peggio sinceramente. Qua abbiamo la mappa, posso vederla? È abbastanza grande sto posto. Tra l'altro ragazzi, se sentite che la mia voce è un po' diversa, sto ancora un po' male, mi sto riprendendo, quindi mi raccomando, lasciate un mi piace. Allora, c'è un bel ponticciolo in stile quasi Candy Craft. I colori sono diversi, però ti collega da un'isola all'altra, da un posto all'altro. Perché c'è una costruzione di un pollo gigante? Cos'è, la vecchia vanilla di Bella Faccia questa? Ah, qua c'è la spazzatura. Vedi, cioè, queste robe ragazzi non ci sono più nelle vanille di ora. Che carino, ha fatto il secchio della spazzatura per buttare gli oggetti all'interno, che poi è buggatissimo perché lo lanci qua e sparisce, ma vabbè, poco importa. Qua ci sarà dell'altro ghiaccio, infatti, te pareva, perché è un resort, è per mantenere tutto fresco. Meloncini, delle altre bibite con altro ghiaccio, dei razzetti, ok, fuochi d'artificio, vediamo. Non sapevo che esistessero già in questa versione. Più di 10 anni fa, pallavolo, delle teste con la scritta aiuto. Che peccato che questi mondi vengano abbandonati. Che cosa c'è qua? Il camerino per cambiarsi. Wow, è una trappola. È una trappola. Maledetto, mi voleva uccidere. Che peccato che questi mondi vengano abbandonati, ragazzi. Devi sempre scavare l'internet per ritrovarli. Ma scusa, sta costruzione di un pollo, che cos'è esattamente? Tipo un sommergibile. È inquietante. E qua abbiamo materiale pirotecnico, invece. Penso per la sera. Ah, è una barca pollo che apre dalle 8 del mattino alle 7 del pomeriggio. Ogni giorno. Che strane le vanille di Minecraft. E basta. Cioè, questo si è divertito a fare questo. Vediamo, proviamo a cascare nella trappola, dai. Wow. Ma non ti uccide neanche, ma scusa, ma che trappola è? Passiamo al prossimo mondo. Come vedete ne ho selezionati 4. Non ci resta che entrare in Svarati Krama. No vabbè, sembra lo stesso mondo di prima. C'ho il pesce, ci sono gli scheletri, tutto in sandstone, ma che è? Ok, no no no, è diverso. È decisamente diverso, ci troviamo in caverna. Ve l'ho detto ragazzi, le costruzioni un tempo erano totalmente diverse da quelle di ora. Infatti mi viene una sorta di nostalgia quando vedo le vanille vecchie, perché era tutto così amatoriale. Non si seguivano delle regole, si piazzavano blocchi a caso, colori a caso, ed era bello così. Ma che cos'è, un labirinto? Ma poi perché ho 24.000 livelli? Oddio. No, 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 scappa. Ma che cavolo è sto posto? Ma ha costruito una città sottoterra. Ma tutta vuota, tutta in sandstone. Ma non c'è un letto, non c'è nulla. È un palazzo totalmente vuoto con scale e torce. Ma perché? Cioè, è spettacolare, ragazzi. Per essere una costruzione così antica, è bella, ma non capisco il motivo. Cioè, questo era il suo mondo? Si è buttato un creeper, l'ho sentito. Dove ce l'ho, dietro? No. Ah, aspetta, qua ci sono le prime casette. Ok. C'è un... boh. Cosa sarebbe questo? Il gabinetto. Dei letti, una cesta. Vuota, ovviamente. Una libreria, una fornace. Cioè, vedete anche la combinazione di blocchi quanto è strana. Andiamo a dormire, che così spariscono i mostri. Ma forse neanche, perché siamo in caverna. Sembra quasi una vanilla per tante persone, perché ha fatto tante case diverse. Cioè, in realtà le case sono tutte identiche. Ah, qua però abbiamo il quadro. Le case sono identiche, sembrano copie incollate. Ma poi non ho un piccone, non ho niente. L'inventario è totalmente vuoto. In ogni casa aggiunge un dettaglio in più, però. Qua abbiamo la testa di un creeper, che... cosa?
Ma scusa, com'è possibile? Com'è possibile che ne sono usciti 6? Che bug strano. Che bug strano. Oddio, qua è pieno di mostri. Scappa! Maledizione, sta vanilla. No, 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 no. Corri, corri, corri e ignora. Corri e ignora. Andiamo a riparo. Che è sto coso? Una torre. Ma posso andare in creativa? Ok, sì, posso. E quindi in questa casa... No, sono tutte uguali. Però devo dire che la caverna è bella. Ma soprattutto queste non sono caverne normali di Minecraft. Cioè, mi stai dicendo che l'ha creata lui? Perché in questa versione non credo che esistesse World Edit. Quindi molto probabilmente quello che ha fatto è stato semplicemente prendere una caverna normale e distruggerla con tantissima TNT per fare un buco enorme. E poi in quel buco ci ha costruito. Oh, qua che cosa ci abbiamo? Ah, quindi effettivamente salendo c'era qualcosa. Ok, sembrerebbe la sala mensa. Perché tutte le vaniglie fino ad ora mi ricordano bella faccia? C'è cibo ovunque, polli ovunque. Dove ti porta qua? Ah, ma sì, ma allora non ha usato la creativa. No, ma che? Ma certo. Poi le ceste tutte vuote. Cioè, guardate che brutto! Una cesta e poi una libreria. Cesta e libreria, tutto vuoto, senza motivo. Vabbè ragazzi, ma un tempo si costruiva così su Minecraft. Non c'erano delle linee guida, non c'era neanche molto un buon gusto, diciamo. Si faceva un po' le cose a caso. E va bene così, sinceramente. Però sono curioso di capire che cosa c'è fuori da questa caverna. Il nulla assoluto. Ma che cavolo? Ma è un mondo super piatto. Cioè, non capisco. Passiamo al prossimo mondo. Questo si chiama D-Day, quindi tipo Doomsday, credo. Oh, ecco, questo è già molto molto più carino. Cosa c'è in questa piccola casettina? Ci abbiamo dell'oro, che è qua a cucinare probabilmente da 13 anni. Lasciamolo finire, dai. Poi una spada, che è appena sparita. Ah, perché sono in creativa, certo. E una cesta con... Oddio! La vecchia barca! Una mela OP, random. Una, ovviamente, una corazza in ferro, ragazzi, perché tutti sanno che l'elmetto in ferro è superiore a qualsiasi altro elmetto. Spada in ferro. Pesce. Non capisco per quale motivo erano fissati col pesce in questa versione. E una bussola. Dove ti porta la bussola? Altro pesce, ovviamente. Non può mancare il pesce. E basta. Questo si è creato una casetta sulla montagna, dove ci ha messo su una corazza, del pesce e dell'oro a cucinare. Ah, ma tra l'altro anche questo è un mondo super piatto. Ma perché facevano i mondi super piatti? Aspetta, con la barca mi sa che puoi scendere giù. Infatti, tra l'altro ragazzi, io vi giuro che non sto muovendo i controlli al momento. Quindi si vede che lui ha creato una sorta di corrente per cui il personaggio si muove praticamente da solo. Cos'è? Tipo un giro panoramico. Bisogna fare attenzione tra l'altro, perché ste barche ricordo che si spaccavano. Guardate quante particelle! Si spaccavano con niente, con un soffio d'aria si rompevano in mille stick. Oh, lì c'è una torre. Vediamo. Infatti, visto? Che vi dicevo? Oh, bello però tutta la velocità che prendi con queste cascate. Mi sa che adesso non è più così. Non vai così veloce con la barca. A parte che non gira, va totalmente per i fatti suoi. Cioè, per girare come cavolo si gira? Ah, vedi, gira a scatti. No, vabbè, tremendo. Incontrollabile. Scusa, all'interno di questa torre invece che cosa c'è? Perché poi non c'è nient'altro, è tutto vuoto. Che strane le vecchie vaniglie di Minecraft. Sì, ora tanto, a parte che è fatta malissimo perché le scale sono super strette, ma va bene, non lo critichiamo, ragazzi. Niente, non c'è niente. È una torre d'avvistamento. No, mi rifiuto di credere che non ci sia niente. Qua c'è un laghettino con la ghiaia e basta, tutto qua. Non li biasimo troppo però, perché su Minecraft nelle vecchie versioni non c'era molto da fare se non costruire cose random e ammazzare gli animali e i mostri. Adesso possiamo fare tante 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 più cose. E quindi non me la sento di dire che questa è una brutta vanilla, perché per essere una vanilla di 12 anni fa, 11 anni fa, beh dai, ci sta, anche se comunque è palesemente fatta in creativa, perché siamo in un mondo super piatto. Però non è tremenda, almeno esteticamente questa è molto meglio delle altre. Esploriamo adesso l'ultimo mondo. Si chiama World, soltanto. Se vedete che la data è 2023 è semplicemente perché l'ho aperto stamattina. Entriamo. Wow, bello. Ah no, là c'è della luce. Beacon Block? Ma la luna perché è a metà? Cosa? Nelle vecchie versioni c'era anche l'ombra della luna? Ci abbiamo una torcia che non si può piazzare perché siamo al limite di altezza, siamo a 256 blocchi. Quindi è esattamente come la mappa di prima. Siamo in altissimo e c'è un buco che ti porta giù. Ciao. Ah cavolo, io sono in survival. Andiamo in creative. No vabbè, ma cos'era sta moda di costruire all'interno delle montagne? Oh mio Dio! Ma che cos'è questa vanilla? Ok, questa è indubbiamente la più bella che abbiamo visto fino ad ora. È nello stesso stile della seconda che abbiamo vista, quella in caverna. Ma mi stai dicendo che per caso le case sono tutte decorate? No, le ceste sono vuote. The Twisted Guy Bakery. Ok. Quindi è una vera e propria città. È una città sotterranea. Sembra tipo la città dei nani nel Signore degli Anelli. Che strano l'elmetto in pelle. Questa è bella.
Questa esteticamente è molto bella. Chissà il ragazzo che ha costruito questo mondo che cosa potrebbe fare adesso con tutti i blocchi che ci sono a disposizione. Guarda la barca che ha fatto. Beh, comunque erano fissati con le barche nelle vecchie versioni di Minecraft, eh? Le abbiamo trovate fino ad ora in quasi tutte le vanille. E questo ha messo dei tesori random. Vabbè, sarà una barca pirata probabilmente. Ci sta. Che strane le pepite d'oro, sono diverse. No, vabbè, questa vanilla, ragazzi, 10 e lode. Cioè, questa è veramente, veramente bella. Chissà quanto tempo ci ha messo, non oso immaginarlo. Sì, vabbè, pure gli stendardi ha fatto. Qua ci abbiamo un cancello che ci porta all'interno del palazzo reale. Wow! Ma che figata! Con i colori della Roma. E dove ti porta? Aspetta, c'è un'altra cesta. Io sono curioso di vedere le ceste perché erano sempre così randomiche. Anche loro ovviamente sanno, sono a conoscenza del potere dell'elmetto in ferro. Quindi ovviamente elmo in ferro a go-go. E questa cosa sinceramente mi piace, mi garba molto. Bello sto palazzo. Chissà quanto tempo ci ha messo a costruire tutto questo. E soprattutto che spreco abbandonarlo. Cioè, questa mappa io l'ho trovata in un sito di Minecraft totalmente abbandonata 12 anni fa. Che peccato. Io non abbandonerei mai un mondo del genere. Sarei troppo orgoglioso. Guarda quante barche, è tipo un porto. Tipo una città sotterranea però portuale. Queste sono tutte vuote? Sì, purtroppo sì. Ma scusa, quanto è grande sto posto? Cioè, sto volando e ancora non l'ho esplorato neanche tutto. Farm di grano, qua addirittura ci abbiamo la terra. Ah, ti porta alle miniere? Ah no, mi sa che non le ha finite di costruire. Wow. No, questo è spettacolare. Questo mondo è veramente bello, bello, bello. Tutto fatto con le scale, ma poi è anche armonioso. Tutti i colori ci stanno benissimo. L'acqua è un po' troppo scura, però vabbè, quello non è colpa sua, è colpa di Minecraft. Ma io mica mi ero accorto di quanto fosse grande visto così. Ammazza. Tutto questo fatto nel 2011-2012. Ah, ed ecco il beacon block. Fatto con pochissimo ferro. Se vuoi te ne do un po' dell'impero, Craft, guarda. Nick Le Bus 125 Clubhouse. Ah, ma quindi forse era una vanilla con tante persone? Forse era tipo la vanilla di un server. Ecco perché ci sono così tante case. Può essere. Beh, comunque è veramente un bellissimo mondo. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere degli altri video dove esploro degli altri mondi molto vecchi di Minecraft. C'hanno quel non so che di nostalgico che mi piace sempre tanto. Dal vostro Kendall è tutto, o meglio, dal vostro Steve è tutto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!